Sono nato e cresciuto in un paese dove, fino a poco tempo fa, la gente sorrideva poco. Oh, scusate, mi presento. Sono un pacco regalo. Mi ha confezionato con una bella carta rossa, una dolce signora, la cui bambina si chiama Anita. Quando fui pronto, Anita, molto curiosa, voleva sapere che cosa contenessi e a chi fossi destinato. Ma la mamma disse che era un segreto. Il giorno dopo, la mattina presto, Anita, la mamma ed io uscimmo e lungo la strada incontrammo Ali, un ragazzo originario dal Marocco, che da qualche mese viveva nel nostro paese. Così lontano dalla sua famiglia, ricevere un regalo inaspettato poteva davvero cambiargli la giornata. La mamma mi consegnò da lì, spiegando che avrei portato felicità se nessuno mi avesse aperto. Ali mi prese felice perché finalmente si era fatto degli amici in paese. Poco dopo, quando ero fra le mani di Ali, incontrai un gruppo di ragazze di origine africana. Ali mi consegnò loro, dicendo che avrei portato felicità se non mi avessero aperto. Sentii che le ragazze lo ringraziarono. Molto felice mi portarono con loro e per strada videro Tito, affacciato alla finestra della sua stanza, malato e triste per non poter uscire. Per consolarlo, le ragazze mi donarono a Tito, dicendogli che avrei portato felicità se non mi avesse aperto. Tito, già sollevato, mi nascose aspettando l'arrivo dei suoi amici. Quando questi arrivarono, li invitò a cercarmi, dicendo che chi mi avesse trovato avrebbe potuto avermi, ma non aprirmi. I ragazzi cominciarono a cercarmi. Alla fine, Mirko mi trovò. Improvvisamente si sentì un delizioso profumino. Era Remy, il pasticcere, che aveva preparato tanti vassoi di dolcetti. Mirko, l'amico di Tito, mi consegnò lui, dicendo che avrei portato felicità. Così i pasticcini sarebbero stati ancora più deliziosi. Ma non dovevo aprirmi. Remy ringraziò e mi sistemò in pasticceria. Dopo un po' fui regalato alla signora Pia. Lei era sempre di fretta. Il pasticcere, con calma, le disse che con me sarebbe stata felice, ma non doveva aprirmi. Fuori l'aria era fresca ed umida. Iniziava una pioggia leggera e dolce. La signora Pia mi passò alla sua vicina, che aveva due figli, che di notte dormivano poco, dicendole di non aprirmi. Così avrei portato loro felicità. Quando mi videro, i bambini saltarono di gioia e mi abbracciarono. Poco dopo, la mamma cantò loro una dolcissima ninna nanna e i piccoli, quella notte, dormirono un sonno profondo. In quei giorni fui regalato a tante persone e mi accorsi che tutti erano più felici. Mi sentivo orgoglioso di aver girato per il paese e aver contribuito a portare felicità. La sera di Natale mi ritrovai alla stazione. Lì c'era la mamma di Anita. I bambini che mi tenevano fra le mani mi donarono. Evviva! Ero di nuovo con lei. Anita le disse che veramente bastavo solo io per rendere felice tutto il paese. Eppure io non ho fatto niente. Sono loro che sono diventati più amici. Intanto la pioggia si era trasformata in neve. Fuori si sentivano melodie natalizie. Sarebbe stato davvero un Natale speciale. Gira e rigira, il regalo è tornato a chi con cura l'ha confezionato. Che c'è già dentro ha poca importanza, conta piuttosto la gentile usanza di donare anche poco per rendere diverso non solo il paese, ma l'intero universo. Ognuno riceva un pacco rosso per poter sentire Natale addosso.